sapere dove sarei arrivato oggi sicuramente sarebbe stato inimmaginabile. Si è arrivati a confrontarsi con il mondo reale, con l'economia, non più soltanto con i sogni, ma col far quadrare i conti alla fine del mese e non è sempre evidente. Si on avait tous de la terre dans les mains. A me è capitato essere in un gruppo di persone simpaticissime, ma aver paura a dire io sono un allevatore, perché no, questo non lo mangio, ma povera bestiolina, dico buongiorno, io no, non faccio niente nella vita. E quando penso che invece tutti alla fine se scavano, si rendono conto dell'importanza dell'agricoltura. Non ti piace la carne? Ok, ti piace il prato curato, ti piacciono gli alpeggi, gli animali sono quelli che ci permettono anche di curarli. Perché se dovessimo pagare dei giardinieri per gli alpeggi, non penso che i giardinieri sarebbero contenti, però non penso che sarebbe sostenibile. Dove c'è una forte urbanizzazione, come anche qui da noi, sicuramente anche soltanto il fatto di circolare con un trattore e quindi andare ad agio e essere un impedimento, un intralcio per il traffico, e te ne accorgi subito che dai fastidio. Il vederti a fare determinate attività che possono essere, non lo so, di spargere i liquami in azienda piuttosto che di fare dei trattamenti su delle colture, vieni subito guardato o additato come quello non che sta producendo una derrata alimentare per sfamare una popolazione, ma come quello che inquina e distrugge il nostro pianeta. Non sono uno psicologo, ma quello che vedo è che c'è una pressione continua che aumenta regolarmente, non solo in Svizzera, ma anche per esempio in Germania e in Francia. E penso che dobbiamo prestare attenzione a questa incomprensione che sorge fra l'ambiente agricolo, che rappresenta dal 2 al 3% della popolazione, e il resto della società. Chi non ha mai vissuto la guerra o le privazioni conosce poco e male anche il senso dell'agricoltura. Bisogna rafforzare questo legame e riconoscere maggiormente il lavoro degli agricoltori. Ne conosco, ne sono successi, erano persone sicuramente legate all'agricoltura. Imputare il gesto estremo unicamente a problemi professionali non mi sento di farlo, però sicuramente ci sono persone che manifestano un disagio. Il problema un po' forse dell'agricoltura è che anche se hai dei momenti di sconforto non hai il tempo per trovare le soluzioni, non hai i contatti per trovare le soluzioni, quindi o ad agio si risolve o altrimenti diventa sempre più pesante, è un po' una spirale che scende. Ti trovi un po' in un vicolo buio dove non riesci più a capire dove andare, questo sì, e sicuramente questo lo abbiamo passato un po' tutti. I viaggi già sulla lama del rasoio, no? Che si è tirato di stress, di nervi, di cose, di qui, di là, di su, di giù, e ti arriva dentro magari il corner che può essere, non lo so, il divorzio, la stagione, i problemi familiari, il problema di una domanda di costruzione, burocratico, piuttosto che non so cosa, e magari quello che fa scattare, no? C'est un sujet délicat que vous abordez, hein. C'est l'aspect de la pression psychologique sur l'agriculteur. On voit des taux de suicide dans l'agriculture qui sont bien plus élevés. È un tema delicato quello della pressione psicologica sugli agricoltori. Il tasso di suicidio è nettamente più alto rispetto ad altri settori, e non solo in Svizzera. E un suicidio è ogni volta un caso a sé e una morte di troppo. Dobbiamo fare di tutto per limitare questo. Chi meglio dell'ambiente e dell'agricoltura può immaginare delle misure di accompagnamento piuttosto che lo Stato o la politica a tutti i livelli? È importante mettere a loro disposizione un insieme di sostegni. O la comune, je crois que c'est un ensemble d'appui qui doit être mis à disposition. Dove non ci sono i pagamenti diretti sicuramente l'agricoltura fa più fatica. Sono un po' a doppio taglio quando qualsiasi cosa fai ti dicono ma tanto noi vi paghiamo, no? Cioè dico no, cioè, frena un attimo, la faccenda è un po' più complicata.
sono a doppio taglio quando anche tu oramai hai avviato la tua azienda in un certo modo e tutto a un tratto quello che era una prestazione che ti veniva riconosciuta, ah no, dall'anno prossimo questo non esiste più, dovete trovare un altro modo per rendervi utile la società. E lì dopo fa parte anche di queste incertezze di come posso cambiare, come posso fare e come posso non vedermi diminuire tutto e andare verso più questa agricoltura appunto del non fai niente per farti pagare. Cioè a me piace produrre. La politique agricole 22+, che noi preparons, elle vise d'une part a diminuire la charge administrative. Ça c'est quelque... La politica agricola 22+ vuole da un lato ridurre l'onere amministrativo, dall'altro aumentare la competitività e l'accesso al mercato, così come il dinamismo. Inoltre dobbiamo tener conto del fattore ambientale e non è facile, ma dobbiamo farlo nei confronti della società che lo richiede e dobbiamo farlo in modo razionale e coerente. Vis-à-vis de la société, mettre en œuvre, mais de façon rationnelle et de façon cohérente. Mais dans la terre de leur môme. Sì, probabilmente. Siamo troppo fatti così. Sì. Rifarei tutto, sì. Rifarei tutto quello che ho fatto perché l'ho fatto con veramente tanta passione. Però, onestamente, mi piacerebbe guardare a un futuro un attimino più tranquillo, un pochino più sereno. Vorrei dire loro che non bisogna perdere la speranza. Gli agricoltori sono anche degli investitori a medio-lungo termine e quindi quello che bisogna evitare sono queste misure di stop and go che sono mortali.